E siamo arrivati alla parentesi video del nostro podcast. Stiamo lavorando per una puntata interamente dal vivo. Portate pazienza, ed è il momento dei suggerimenti di visione. Noi ci vediamo queste! Le partite che domenica ci guarderemo noi e che consigliamo anche a voi! I consigli di visione, dai, cominciamo, cominciamo, Giorgio! Allora, io non ho dubbi, vi voglio portare indietro ai quasi 2000 anni, come per i gladiatori al Colosseo, e quindi vi dico Pittsburgh Steelers contro Cleveland Browns. Posso anche dire TJ Watt contro Garrett. Veramente due squadre che giocheranno per distruggere l'avversario. Una classica, proprio una classica. Siccome sì, proprio, ma proprio fisicamente sto parlando, eh. Cioè, nel senso che anche quella che perde con un pezzo di gambe qualcuno vuole uscire, quindi sarà veramente una partita da guardare. Mattia. Io vado proprio sul banale con Eagles contro Chiefs, che è letteralmente la rivincita dell'ultimo Super Bowl, e l'aspetto che più mi incuriosisce è vedere questi Eagles, che stanno andando veramente bene, sono 8-1 e Hurts si è confermato essere uno dei giocatori più forti della Lega, contro questa difesa dei Chiefs, una difesa che finora ha concesso al massimo 24 punti contro Denver. Abbiamo visto, cioè, sono rimasto abbastanza impressionato da quanto bene abbiamo fatto contro Miami, che è uno dei migliori 3 o 4 attacchi della Lega, quello dei Dolphins, perciò se ne concedi solo 14 ai Dolphins probabilmente la tua difesa è buona. Vediamo se l'attacco dei Chiefs, soprattutto Mahomes, rientra un attimo in ritmo, perché comunque contro Miami ottimo lavoro della difesa, ma nell'ultimo mese Mahomes non ha espresso il suo miglior football, e vediamo se gli Eagles fanno quel salto di qualità che i tifosi tanto reclamano. Perciò, oltre ad essere la rivincita del Super Bowl, è una partita che ha tantissimi spunti interessanti, fra quelle che, almeno standard record, sono le due migliori squadre dell'NFL. Mauro. Io adesso farò una cosa che nessuno ha avuto il coraggio di fare finora. Mi dispiace per quelli che stanno guardando il segmento video di questa puntata, perché non sanno tutto quanto quello che è successo in questa puntata prima che iniziassimo a registrare il video. Quindi il suggerimento è: andate a recuperarvi la puntata di Scusate il disturbo e ascoltate tutto quello che c'è stato, perché finora nessuno dei due presenti ha avuto il coraggio di nominare questa partita, e io consiglio caldamente la visione di Cincinnati Bengals contro Baltimore Ravens per tutta la serie di motivi: perché l'AFC North è da tonnara, perché sono due squadre che si stanno giocando, ma soprattutto perché voglio vedere quale di questi due piangina che abbiamo in trasmissione alla fine cambierà idea. Settimana prossima lo scopriremo. E a chiudere direttamente all'aeroporto di New York, Marco. E a chiudere a me rimangono sempre le è ovvio, gli scarpi. Ci stava, perché le partite di divisione erano quelle della divisione, Giorgio, e quindi tutte e due, Browns, Steelers, Ravens, Bengals, ma ovviamente sono già state prese. Quindi io vado sul derby del disturbo, quindi Raiders Dolphins. Non so perché la dovete vedere, però guardatela, perché almeno così. E le altre, per motivo per l'altro, l'altro motivo per l'altro, sì, forse Cardinals Texans, però vabbè, per noi è più importante quella, quindi ve la devo consigliare per forza. Perfetto, grazie Marco, e chiudiamo qua. Anche se sarà un massacro, già lo dico. Cosa fai? Mi interrompi sul finale, Non c'è più rispetto. Che puntata, allora, di maniavantismo bieco. Mamma mia, vergognosa. Erano i consigli di visione per Week 11.